Ciao bambini! Oggi parliamo della Pinacoteca Tosio Martinengo, dove si trovano dei dipinti molto speciali. Sono quattro quadri che raccontano le quattro stagioni. Hanno tutte le cornici uguali e sono quattro grandi tele della stessa dimensione. L'inverno, che qui vediamo rappresentato da un vecchio signore intirizzito che si scalda le mani al calore di un fuocherello fatto di piccole mele rosse. E la primavera, una donna frivola, profumata e gioiosa, che regge in mano un cestino carico di piccole, profumate fragoline di bosco. L'artista che li ha dipinti verso la fine del 1600 è Antonio Orasio, sicuramente affascinato dall'invenzione pittorica di Giuseppe Arcimboldo, pittore milanese dalla personalità eclettica e fantasiosa, che ebbe l'audacia di dipingere dei ritratti utilizzando fiori, frutta e verdura. Ma non solo. Concentriamoci ora sui volti e guardiamo da vicino l'inverno. È formato da frutta e ortaggi tipici di quel periodo dell'anno. Sulla sommità della testa un grosso cavolfiore, sembra un cappello. Il naso è una bella rapa scura e la barba è fatta di insalata ricciuta. Gli zigomi sono due teste d'aglio. Ed ecco il viso della primavera. La stagione della rinascita della natura. I capelli sono fiori di campo, la fronte un cespo di rose, il naso un tulipano, la bocca un fiore chiamato anemone e infine gli occhi sono due ciliegie. Bella questa invenzione, basta usare la fantasia, che sono certa che abbiate anche voi. Ciao bambini, traiamo oggi ispirazione dall'invenzione dell'assemblaggio di fiori, frutta e verdura di Antonio Orasio e del suo grande maestro che fu Giuseppe Arcimboldo. Come vi ho già detto, non è così semplice, occorre molta fantasia, per cui la prima cosa che vi chiedo è di disegnare con fantasia, liberamente, fiori, frutta e verdura che troverete a casa o che vi ricordate. Allora, primo consiglio di aprire il frigorifero e vedere le verdure. Cipolle, carote, aglio, patate, insalata, rapanelli, chissà cosa c'è nel vostro frigorifero. Poi di controllare la frutta che avete in casa, le noci, forse le avete ancora, e poi le mele. Poi adesso è un periodo che un po' sta cambiando tutto, magari le prime fragole, le ciliegie e quant'altro. E i fiori. Possiamo uscire a poco, è vero? Però, se ci pensate bene, dei fiori che vi piacciono, sicuramente dei fiori vengono in mente, poi magari avete anche dei fiori in casa. Quindi tutto questo per dire che potreste avere dei soggetti da copiare, altrimenti andate a ricordo a memoria, non ha importanza di com'è, qual sarà il risultato finale del vostro lavoro, del vostro disegno. Ecco, allora io, mentre vi aspettavo, ho fatto già qualche disegno. Perché così sarò più veloce e molto molto meno noiosa. Però, prima di tutto, di che cosa dobbiamo armarci? Matite colorate, i vostri amati pennarelli, potete anche usarli mescolandoli, fare una tecnica mista che è molto interessante, forbici e colle stick. E poi dei fogli bianchi su cui disegnare e un foglio su cui poi sarà la base per appoggiare la vostra composizione, il vostro assemblaggio. Allora, io prima ho disegnato una grande margherita, un bacello di piselli, due fragole e un tulipano. Adesso che li ho disegnati, e quindi voi questo lavoro che farete con calma, non è necessario farlo tutto insieme, potete farlo un po' alla volta. Altra cosa, non è assolutamente importante il grande o il piccolo, andate come volete perché si osservassimo bene. Che cosa ci ha combinato Antonio Orasio nel quadro dell'inverno? Ci sono alcuni trucchetti strani, però dovreste proprio venirlo a vedere in Pinacoteca perché c'è un cedro e una pera che hanno delle misure un po' strane. Sono degli scherzetti tipici di queste invenzioni. Allora, quindi voi andate proprio liberi. Adesso taglio e mano a mano, penso a come voglio comporre, sforzare sempre la carta, così si lavora meglio nel taglio, e
osservando bene queste forme, adesso io qua ho questo, taglio a queste due fragole. A me piacciono tanto le fragole, chissà se le piacciono tanto o no, di solito piacciono a tutti. Se a Semplicelli mi piacciono invece, spesso i bambini non piacciono. Eccoci, seconda fragola. E per non annoiarvi troppo, taglio anche questo tulipano giallo che non ho ancora finito di colorare. Però, dai, per la vostra gioia, i pennarelli, che siano gli altri tanto. E allora, così vedete che si può mescolare la tecnica della matita colorata a quella del pennarello, che dà un segno più forte, più inciso. Due pennarello. E adesso che ho questi elementi, e cioè due fragole, un tulipano e un macello di piselli, provo a pensare a come costruire una faccia, un volto. Bene, comincio dagli occhi. In questo caso ne ho due, uso due fragole. Un po' di colla. Ed ecco che sul foglio metto gli occhi. Ecco, voi chiedo di appoggiare, comporre e poi collare. Non devo fare così per forza. Il tulipano. Potrei metterlo così o metterlo così. Io lo metto in giù per un bel nasino a patata. E alla fine i piselli saranno una bella bocca sorridente. Che cos'è che c'è qua vicino? Ci sono i passaggi, la conclusione. Vedete, qui sono andata un po' avanti con degli altri disegni, quindi un mento con una bella viola. Ancora di odore piselli, quindi piselli, qui dei fiorellini, le gote, le guance con due arance, gli occhi invece questa volta con due grandi fiori bianchi, due grandi margherite, un cesto di insalata al posto della fronte e come sopracciglia due buffe ciliegie che vanno in su. Uno sguardo un po' scherzoso questo personaggio. E non ho finito però, perché poi manca tutto il resto, le orecchie, il resto del viso, i capelli. E qui, in ultimo, ne ho fatto uno quasi completo. Ci vuole tempo. La cosa che vi consiglio è di farlo quando ne avete voglia, un po' per volta. E è molto molto divertente, ma ricordatevi di lasciarvi andare alla fantasia, proprio perché non è una cosa a cui siamo abituati. E non a caso, non sono molti gli artisti che hanno imitato il grande Giuseppe Arcimboldo. Quindi adesso, se volete, ci provate anche voi. E poi vi aspettiamo però in Pinacoteca, quando verrà riaperta, perché le stagioni sono quattro, ne mancano due, e poi vederli davvero i quadri è molto molto diverso. Sono dipinti in maniera meravigliosa e pieni di dettagli straordinari. Vi aspettiamo, bambini, al rientro e alla riapertura dei musei. Ciao!